Buongiorno a tutti. Tutti si lamentano che sono gli ultimi, in realtà il compito finale di cucitura senza cercare di ripetere concetti già espressi tocca a me. Ovviamente mi associo a tutti i ringraziamenti, ma non mi dilungherò nel ringraziare personalmente tutti i presenti. Credo che importante sia capire perché torno a Volley-Rengli. È stata, come dire, una richiesta che è partita dalla base tanti anni dopo l'ultima edizione, che continuamente, quotidianamente ci chiedono: ma perché non c'è più Volley-Land, ma perché non c'è più Volley-Land? E Volley-Land non c'è più perché, o non c'è stato per tanti anni, perché non c'erano i partner giusti, perché Volley-Land è una macchina organizzativa molto complessa, molto molto complessa, che mette a dura prova la nostra struttura, ma non solo, anche il comitato provinciale e regionale, e ha bisogno ovviamente di alimentarsi in maniera importante dal punto di vista finanziario. Abbiamo trovato un partner importante, appunto Del Monte, che sponsorizzerà l'evento ed è anche parte della Coppa Italia, la regione Lombardia, che è stata un po' anche la chiave di volta nello sbloccare un po' tutta questa situazione, ovviamente Unipol, il Comune di Milano, Ferrero, Micasa, tutti i nostri sponsor hanno aderito in maniera molto entusiastica all'opportunità di riprendere per mano le file di Volley-Land, e quindi siamo partiti. Oggi possiamo anche annunciare un ulteriore partnership importantissima, di grande qualità, che è quella della Gazzetta dello Sport. Quindi insomma aggiungiamo qualità, e credo che questo sia un bel segnale per il nostro mondo, perché tutti gli artefici, tutti i protagonisti di questo evento sono grandi gruppi. E la cosa che ci fa molto piacere è che anche i media stanno iniziando a interessarsi in maniera un po' diversa a Volley-Land. Abbiamo sempre avuto, come dire, un ottimo sostegno da parte della stampa, dei mezzi di informazione di tutti i tipi. Quest'anno stiamo facendo una comunicazione molto social e sta andando molto bene. Siamo presenti su tutti i cosiddetti new media con ottimi riscontri, e invece per quello che riguarda la cosa più classica, ci fa molto piacere che la RAI quest'anno, con la trasmissione Dribbling, che credo che sia una trasmissione che tutti conosciamo, si verrà proprio fatta dal Mediolanum un forum in occasione della prima semifinale. Quindi alle 14 di sabato 6 febbraio ci sarà il collegamento in diretta di Dribbling, che sarà un po' la start-up mediatica del nostro evento. È un evento internazionale, perché avremo più di 50, quasi 60 televisioni collegate da tutto il mondo. È un evento internazionale perché abbiamo richieste di accrediti di giornalisti stranieri da tutta Europa. Oggi ne è arrivata alcune dal Brasile, per intenderci, quindi anche fuori dall'Europa. E gli allenatori di molte nazionali straniere vengono perché oggettivamente si assiste a partite di altissimo profilo, sia nel settore maschile che quello femminile quest'anno, perché abbiamo unito appunto il vertice maschile e il vertice femminile, e le partite sono appunto di grande interesse, e questo ci, come dire, ci induce anche a essere molto fiduciosi sulla parte del pubblico. In questo momento abbiamo venduto più di 6.000 biglietti, sapete che il Forne tiene 12.000, mancano ancora 2 settimane, però c'è ancora tanto da pedalare, quindi confidiamo ovviamente nell'aiuto di tutti per poter arrivare a quello che è l'obiettivo, cioè di avere tutto esaurito. È già stato detto che è la perfetta fusione tra la base e il vertice, tra maschile e femminile, tra base e vertice, tra FIPA e Lega, tra autorità e tra amministrazione ed enti locali. Ed è vero perché si gioca e giocano tutte le età, tutte le categorie. Avremo due momenti per me molto significativi all'interno di Volley-Land per quel che riguarda l'attività di base. Uno è gioca e impara col campione, che è in questo caso appunto sponsorizzato da Del Monte, che è veramente il momento più atteso da tutti i bambini, perché tutte le ragazzine e i ragazzini fanno la fila, si prenotano, stanno anche delle ore in fila per poter fare nei campi da squash, che sono 9 all'interno del forum, giocare e fare scambiare due palleggi, prendere i primi rudimenti o perfezionamenti dei movimenti tecnici. Quest'anno la gestione di quell'area, oltre che ovviamente con l'avallo del Comitato Provinciale e di Milano, sarà gestita da Maurizio Cacciatore e Jack Sintini, quindi avremo due personaggi molto importanti del nostro sistema sempre presenti lì. Poi si alterneranno tutti i campioni delle squadre di Serie A, compresa anche il Club Italia, femminile in questo caso, che verranno a turno ad insegnare, ripeto, a collaborare e a interagire con questi bambini. Ed è una delle cose più
divertenti che ci sia, così come vedere poi anche i tornei under 16. Prima vi diceva Piero che siamo pieni tra S3, quella Ferrero, e l'under 16 che invece è in questo caso targato Unipol, non sapremo dove farli giocare. Abbiamo già 70, dico bene? Abbiamo 70 squadre per S3, 13. Under 13, più di 100 già per l'under 16, quindi oggettivamente sotto siamo pieni zetti, insomma, dobbiamo sempre andare al piano di sopra, porta dentro anche gli altri 12.000. Però insomma va molto bene, perché per noi poi è vedere questi ragazzini, vi ho visto già dei filmati festosi che entrano al foro, questo famoso zainetto sulle spalle, il popolo degli zainetti. Avremo tutti gli stand dei club di Superlega, tutti i club di Superlega faranno uno stand, avranno un gioco all'interno dello stand, un gioco a sfondo ovviamente sportivo, pallavolistico, a disposizione del pubblico, e saranno animati questi giochi, questi stand, sempre dai campioni della Serie A, quindi avremo la presenza dei giocatori della Serie A negli stand, tranne ovviamente le quattro squadre impegnate nella Coppa Italia, perché loro oggettivamente hanno un problema agonistico di alto livello. Però la presenza di questi giocatori è un'altra garanzia della possibilità di interagire con il nostro pubblico. È uno degli attu che abbiamo, quello di avere una vicinanza tra il pubblico e i giocatori, non vogliamo perderlo, vogliamo metterlo sempre più a disposizione, di avvicinare sempre di più i ragazzi a questo sport e ai nostri campioni. Li vediamo già a fine partita fermarsi per delle mezze ore a fare gli autografi, li rimettiamo a disposizione del popolo degli zainetti, i nostri campioni, perché è da lì che nascono poi i possibili sviluppi della pallavolo. Bene, tante altre informazioni trovate in cartella. Mi piace ricordare che abbiamo anche sponsorizzato un tram della linea 2, un tram di superficie quest'anno, che sta già girando per Milano, la linea 2, è molto bello, secondo me è molto divertente, non è una cosa probabilmente originalissima, però per noi è una cosa importante, perché gira per tutta la città per 3 settimane quasi e farà vedere insomma quella che è questa grande kermesse. Poi abbiamo fatto tante altre iniziative, però credo e spero che tutti possano andare veramente verso l'unico obiettivo, che è quello di riempire questo impianto che è meraviglioso. Voglio ringraziare infine anche la Lega Femminile, appunto, per la disponibilità che ci ha dato, unitamente ovviamente in questo caso al Club Italia, quindi la federazione, nel disputare una partita del campionato femminile della Master Cup Volley Cup, che è una partita molto importante, peraltro è una partita neanche semplice, con tutte le conseguenze che possono anche portare i cambi di palasport e le società che non giocano nel palasport di casa, però in questo le ringraziamo della collaborazione. Quindi a questo punto viva la pallavolo e grazie per essere stati con noi. Grazie a Massimo.